Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Im. Elo. Im. Nel corso di questi primi giorni del 2015 abbiamo provato a fare delle previsioni per il prossimo anno, per quest'anno, per la nostra capitale e non solo, ovviamente. Lo abbiamo fatto con degli strumenti terreni, quelli che insomma noi abbiamo a disposizione, politici, giornalisti, professori, esperti di settore. Cerchiamo di aggiungere un nuovo strumento per avere delle, il trascendente, per avere delle previsioni su questo 2015 che si è aperto da pochissimi giorni. Diamo il benvenuto al divino Otelma. Benvenuto a CG Regione. Vi salutiamo e benvenuto da Cortina. Siamo qui in attesa delle vostre domande. Senta, la possiamo chiamare signor divino, va bene? Non ma c'è. Ci sembra pleonastico questo elemento. Andiamo al dunque, sì. Ha ragione. Allora, si voterà a Roma nel 2015 o Marino riuscirà a resistere? Marino, come abbiamo peraltro già affermato ad affariitaliani.it, non corre in verità alcun rischio, quindi il problema non si pone. Certamente vi saranno teste che rotoleranno nel cesto, ma non sarà la sua. Alcune persone, anzi più di una, tante, certamente saranno colpite, ma non lui, perché nessuno, almeno nel 2015, riuscirà a coinvolgere l'attuale sindaco nelle torbide vicende che tutti sanno. Quindi sotto questo profilo Marino può stare molto tranquillo. Ecco, divino Otelma, può stare tranquillo anche Matteo Renzi? Riuscirà ad arrivare alla fine del suo mandato? Noi non abbiamo mai pensato che l'attuale inquilino di Palazzo Chigi, che consideriamo una reincarnazione di Cesare Borgia, possa giungere al termine del mandato. La stoppo un attimo, cioè, in che senso una reincarnazione di Cesare Borgia? Nel senso che la totale palese assenza di scrupoli dell'attuale inquilino di Palazzo Chigi, che sta cercando di stravolgere gli assetti democratici del paese, di rovesciare l'impianto costituzionale per creare un nuovo sistema autoritario a sua misura, sostanzialmente. Ebbene, questo ma quindi signore... io sono un profano e devo capire, no? Mi perdoni. Si comporta come Cesare Borgia oppure è proprio Cesare Borgia reincarnato secondo i suoi studi? No, non è Cesare Borgia reincarnato, ma ha certamente assimilato sul piano dell'azione e sul piano del pensiero, ma soprattutto sul piano istintivo, ha assimilato le stesse tematiche, gli stessi strumenti, gli stessi modus operandi, quindi lui procede con la assoluta, indomita arditezza del Valentino per impadronirsi di un potere sempre crescente ed eliminare come birilli, uno dopo l'altro, tutti i potenziali avversari. Ce la farà quindi? Eliminarli tutti? O Salvini, magari Salvini riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote? Ma il problema è che gli attuali parlamentari sono notoriamente dei santocci che non esprimono assolutamente la volontà del popolo, sono però legati ad un problema. Se il Parlamento venisse sciolto, la gran parte di questi peones improduttivi verrebbe cassato, perché non hanno legami con la realtà, hanno legami con l'opinione pubblica, quindi hanno una sola speranza, sopravvivere il più a lungo possibile, perché questa per molti di loro sarà l'unica legislatura che vedranno. Quindi nel 2015 ecco, torneremo a votare o no per il Parlamento? No, naturalmente no, da tutto questo ragionamento ne consegue che non si tornerà certamente a votare nel 2015, anche se il Duce Fiorentino lo vorrebbe. Ma non esageriamo, lo su. Addirittura il Duce Fiorentino.
sì, non ho, il Duce fiorentino non otterrà quello che desidera ardentemente, cioè sciogliere il Parlamento e andare a nuove elezioni, dove naturalmente eliminerebbe la gran parte degli attuali peones e li sostituirebbe con un cospicuo numero di super fantocci. Come tutti sanno, il Parlamento attuale è un Parlamento di fantocci, ma quello che il Duce ha in mente è un Parlamento di super fantocci, dove basti pigiare un bottone per ottenere applausi e consensi. Non esageriamo, Divino. Divino, però allora passiamo alla Presidenza della Repubblica. Già fatto alcuni nomi. Secondo lei chi è? Qual è il nome? Quale sarà il nostro prossimo Presidente della Repubblica? Noi abbiamo già detto, quando ci è stata posta questa domanda, che l'unica cosa certa, l'unico responso che possiamo sicuramente elargire consiste nell'escludere la possibilità per il Duce fiorentino di far eleggere una sua protesi. Certamente lui tenterà, farà numero due. Farà, l'abbiamo persa, no, l'abbiamo persa. No, lui tenterà. Questo risultato, per esempio, c'è stato un'agenzia di stampa che ci ha presentato tre nomi, Bertinotti, Veltroni, D'Alema. Noi abbiamo detto che certamente se la scelta fosse fra questi tre è indubbio che Veltroni avrebbe le maggiori opportunità, perché Veltroni è talmente sbiadito in colore, in sapore, in odore. Ma non esageriamo. Che praticamente passa inosservato. Solo che a nostro avviso nessuno dei tre in realtà diventerà il Presidente della Repubblica e possiamo, ripeto, escludere che il Duce possa portare al Colle un suo piccolo insignificante santoccino. Quindi faccia un nome. No, i nomi no, perché non è possibile, mancano troppi elementi. Questi nomi li faremo quando arriveremo a ridosso della vicenda. Al momento non è possibile, infatti non li abbiamo ancora fatti. Ecco, per quanto riguarda il 2015 e la situazione economica dell'Italia, che tipo di anno dobbiamo aspettarci? Si uscirà dalla crisi? Migliorerà la situazione del nostro paese, Divino Telma? Qui la risposta è molto più semplice e infatti non abbiamo avuto difficoltà a elargirla in più occasioni. Nessuno, ripetiamo, deve illudersi che sia possibile uscire dalla crisi. L'Italia in particolare, tanto per l'Italia, ma visto che parliamo di Italia, certamente no, non è possibile. Anzi, noi prevediamo che nel 2015 la situazione sotto il profilo economico e sociale peggiorerà notevolmente. Speriamo. Avremo di no. Nuove imprese in chiusura o in trasferimento, in dislocamento, come si usa dire di questi tempi, quindi mancheranno nuove risorse, crescerà notevolmente il tasso di disoccupazione, quindi avremo il fenomeno di emigrazione per le nuove leve giovanili, perché a parte qualche settore molto limitato e specialistico, per la gran parte delle leve giovanili non ci sarà spazio in Italia, dovranno andare fuori. Ma io tocco ferro però! In questo caso speriamo di no, Divino, però insomma, nel senso, anche per dare un po' un segnale, per dare anche un po' un segnale di speranza, no, ai giovani e a tutti quanti i nostri ascoltatori, speriamo che non sia così. Il mio collega, che è un po' più, sarà sicuramente così, e d'altra parte la verità deve comunque essere privilegiata rispetto alle fanfaluche che il Duce sta tirando sulle teste degli italiani, nell'illusione che si tratti di un gruppo di idioti. Ecco, ma gli italiani non sono idioti, anzi sono molto intelligenti, quindi sanno benissimo, lo capiscono perfettamente, che non ci può essere miglioramento, perché il miglioramento dovrebbe appoggiarsi su nuove risorse produttive. Ma poiché nel 2015 le risorse produttive, anziché accrescersi, diminuiranno non poco, ed è del tutto ovvio che non ci potranno essere
miglioramenti, ma soltanto peggioramenti, come i fatti dimostreranno via via che l'anno si svilupperà, insomma. Ecco, quindi nessuno si illuda, gli italiani, in particolare quelli che sono così alle prese con gli ultimi esami universitari, nella speranza poi di trovare un buco in cui infilarsi. Adesso deve perdonare anche il mio collega, che è un po' miscredente, però ho detto speriamo che non sia così, tocchiamo ferro. Io tocco perché, ferro. Insomma, si riparte sempre anche con la speranza e con la voglia di ritrovare la forza anche in noi, che abbiamo le possibilità di farlo. La speranza se non poggia sul solido terreno della realtà serve a ben poco. D'altra parte non è che non ci sia la speranza in assoluto, la speranza in Italia è un altro discorso. Non stiamo dicendo che moriranno tutti di fame o che tutti dovranno cercarsi un angolino in qualche strada, tendere la mano sperando che il passante generoso lasci scivolare una moneta. Diciamo questo, diciamo che però saranno lasciare l'Italia necessariamente, la gran parte, tranne quei pochi privilegiati che, avendo le spalle molto coperte, potranno anche restare, i figli di papà, ma i figli di questo o di quell'altro potranno restare, ma gli altri dovranno emigrare, magari a Londra, magari a Parigi. Altrove, insomma, speriamo di no, Divino, speriamo di no, perché sono loro la speranza. Ma io sono per convinto il paese. Di no, comunque, i migliori bene. Giovani sicuramente troveranno spazio. Sono belle quelle storie dei giovani che dicono voglio restare qui in Italia per portare un contributo al mio paese. Senta, tornando a Roma, Divino, sarà la minoranza, e questo devono questo essere intento. Sempre di più, e cerchiamo di non dare messaggi sbagliati. Comunque, tornando a Roma, il messaggio sbagliato è quello di illudere, quello sì è un messaggio sbagliato, perché poi lo scontro con la triste e dura realtà balzerà agli occhi di tutti, insomma, non sono bambini italiani, sono persone che hanno un raziocinio e che dovranno necessariamente scontrarsi con la realtà, ecco, tutto lì. Torniamo a Roma, Divino Telma, allora si è parlato della candidatura alle Olimpiadi del 2024, Roma vincerà questa candidatura, si terranno a Roma nel 2024 le Olimpiadi? Noi non crediamo che questo possa accadere, non lo crediamo. Questo ci sembra un ballon d'essai, una di quelle cose che servono a distrarre l'attenzione, in questo caso l'attenzione dei cittadini, dai veri problemi, insomma. Che si tengano le Olimpiadi a Roma, francamente pensiamo che agli italiani interessi molto poco, ecco. Però tutto fa brodo, quindi magari tra un Expo, un'Olimpiade, una cosa o l'altra, si tenta di sviare l'attenzione dal nocciolo duro è l'assenza di lavoro. Senta, fatto che purtroppo questo non è un problema che potrà essere risolto in un tempo breve, ancora avvicinato, quindi. In chiusura, signor Divino, Roma e l'Italia sono in pericolo, secondo i suoi studi, dal punto di vista terroristico? Sì, su questo non abbiamo alcun dubbio. Quello che è accaduto a Parigi era prevedibile, anzi stupisce che sia accaduto con questa facilità. È evidente che ci sono stati dei difetti del sistema di sicurezza. Quel che è certo è che il califfo, come abbiamo avuto modo di affermare in questi ultimi tempi, è perfettamente in grado di colpire, qualora lo voglia, sia Roma sia qualunque altra località italiana, e non solo italiana, poiché lo simbolico di Roma è a tutti evidente. Noi riteniamo che Roma sia nel mirino del califfo e che pertanto il califfo, se non sarà circoscritto ed eliminato, colpirà anche Roma. Quando? Nel corso del 2015 abbiamo individuato alcune fasce temporali. Quali? Ma maggiormente a rischio. Per esempio, abbiamo individuato una fascia nel mese di marzo. Ma non è l'unica, in verità, non è l'unica. Tuttavia, la terza decade di marzo appare per
svariati elementi problematica, quindi noi suggeriamo di concentrare l'attenzione su questa decade e rafforzare i sistemi di sicurezza. Tuttavia diamo per scontato che qualora il califfo decida di colpire Roma lo possa fare con una certa facilità, perché ormai le cellule dormienti sono presenti di già anche nella capitale, quindi dal punto di vista logistico, operativo, non ci risultano problemi particolari. Tutto dipenderà dalla volontà del califfo. Se il califfo vorrà colpire, potrà farlo con una certa facilità. E queste le previsioni per il 2015 del Divino Telma, che noi ringraziamo per la sua presenza, per la loro presenza, non so se ce l'ho detto nel modo corretto, qui è CG Regione su Radio Cusano Campus. Auguri, auguri. Dai, arriva, esci dal sarcofago, che sta a fare? Ti è ballati? Arrivo, mi sono messo la veste da faraone. Utor Kalem, Itor Ausim, Olim Peron.